Sì, ma per me diventare attrice era piuttosto un modo di entrare nel cinema, perché non ho fatto una scuola di cinema perché era troppo caro, non potevo permettermi. Ho visto i miei primi film che mi hanno entusiasmati a Parigi negli anni, primi anni di 60, dunque c'era già una Nouvelle Vague, e a Parigi, come sapete tutti, è una città di cinefili, dunque si può vedere tutti i vecchi film e tutti i nuovi film. Dunque ho incontrato dei studenti che erano pazzi della Nouvelle Vague, anche di cinema, e allora mi hanno tirato nella Cinémathèque e nei cinema, soprattutto nel Quartier Latin. C'è un cinema che esiste ancora oggi, il Champollion. Si può vedere ancora i film lì che ho visto negli anni 60, dunque è pazzesco, questo non si trova da nessun'altra parte. Allora lì ho capito cosa può essere il cinema, soprattutto con i film di Bergman, e mi è venuto subito una voglia, un desiderio di poter fare questo un giorno, ma anni 60 non c'erano, a parte Agnès Varda in Francia, ma non c'erano un'idea che una donna poteva fare la regia, e anche il nuovo cinema tedesco cominciava solo nel 65, dunque neanche questo avevo come una sorta di programma. Dunque ho cominciato a prendere lezioni di teatro. Lezioni drammatici, sono diventata attrice e poi ho fatto con Voegger, con Fassbinder, film come attrice, sempre aspettando come un animale, no? Che aspetta la sua ora. Quando ho potuto fare il salto, e l'ho fatto abbastanza tardi perché, come ho detto, ho cominciato a vedere film nel 60, 62, 63, così, e poi nel 77 solo ho fatto il mio primo film. E Volker, per esempio, che aveva anche questo desiderio, l'ha fatto subito nel 75, dunque era una bella distanza per una donna di arrivare. Ma al momento che ho fatto questo salto, non ho più mai fatto l'attrice, ma questo era perché il scopo era questo, di diventare regista. Lo scopo, sì. Che Lo scopo. scopo, sì. Tu però restavi, quando c'erano le pause, quando eri attrice, restavi sul set a vedere come lavoravano i registi che ti dirigevano, che quando c'erano gli intervalli del tuo lavoro, lei invece scriveva, quando c'è le lunghe attese sul set che facevano diventare matto, Marcello Mastroianni, per esempio, che si annoiava mortalmente e decideva di dormire, lo svegliavano a un certo punto e lui, come niente fosse, ricominciava. Tu ci hai lavorato, quindi sai che il personaggio era.